Allora, intanto grazie per l'invito, è un'opportunità dopo il professor Garattini, la professoressa Minghetti, il dottor Magni. Io concludo un attimo anche la storia perché parlo di farmacovigilanza che è un'attività tipicamente post-marketing. C'è anche una fase del pre-marketing con la valutazione delle reazioni, degli eventi avversi in fase di sperimentazione clinica, ma ovviamente è molto più limitata sia come, dal punto di vista numerico di segnalazioni che arrivano che di diciamo, numeri di prodotti. Abbiamo visto che per ottenere l'AIC qualsiasi medicinale deve soddisfare requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia. E qui vi illustro aree di intervento dell'AIFA che sono sia nella fase di autorizzazione in commercio, di immissione in commercio, che del post-marketing con la farmacovigilanza, che di sperimentazione clinica, quindi di verifica dell'utilizzazione delle linee guida GCP per la parte di sperimentazione sull'uomo, che di ispezioni, l'informazione medico-scientifica, promozione della ricerca e governo della spesa farmaceutica. Attualmente io mi occupo di questo settore che è l'area post-marketing. Abbiamo anche già visto in varie presentazioni precedenti che la fase di registrazione di un medicinale è una fase molto lunga e nel caso dei prodotti generici che sono diciamo, l'oggetto delle presentazioni di oggi, è inevitabile che queste fasi che durano da 1 a 3 anni, da 2 a 10 anni, delle fasi preregistrative siano di molto contratte. Nei medicinali tradizionali invece, cioè in quelli diciamo normali, non generici ma branded, il processo registrativo dura fino a 10, 12, 15 anni, ma questo comporta per prodotti che eticamente sono molto importanti di tipo innovativo e per i quali non esiste una alternativa terapeutica tutt'oggi, il tentativo di abbreviare molto questa fase che dura mediamente dai 2 ai 10 anni e questo comporta sempre più spesso la registrazione con sottocondizione, che significa che vengono imposti degli studi sia di sicurezza che di efficacia post-marketing. E quindi un'attività di farmacovigilanza molto più densa perché devono essere garantite le fasi che sono state condotte più rapidamente prima nella fase del post-marketing. Sappiamo tutti benissimo che tutti i trial clinici, proprio per la loro diciamo, progettualità, non possono mimare esattamente tutto quello che capita nella vita reale. E questo significa che non sempre viene garantito che il farmaco che viene registrato, il medicinale che viene registrato, abbia un beneficio superiore al rischio immediatamente dopo la sua immissione sul mercato. Questo è il caso di qualche farmaco che è stato, qualche medicinale che è stato registrato anche recentemente, anche a livello europeo, che nel primo anno dopo la sua immissione sul mercato è stato oggetto di ritiro. L'ufficio si occupa insieme ad altri uffici dell'area del post-marketing di tutto l'universo di quello che può capitare nei prodotti una volta che sono immessi sul mercato. Quindi nell'area post-marketing c'è l'ufficio qualità dei prodotti che si occupa proprio della qualità dei lotti immessi sul mercato, del fatto che possano essere condotti dei test sul mercato anche senza mettere a conoscenza l'azienda titolare AIC del fatto che vengono eseguiti questi test. Si chiamano controlli di Stato per quanto riguarda ciò che viene poi certificato dall'AIFA e controllo invece eseguito a campione annualmente con la collaborazione dell'Istituto Superiore di Sanità per l'effettuazione delle analisi.
C'è la parte di informazione medico-scientifica che si occupa della verifica di quello che viene dichiarato nei momenti in cui ci sono congressi, convegni o viene distribuito ai medici, non riguarda mediamente i prodotti generici, però diciamo deve essere comunque controllato che non venga data maggiore enfasi alla parte positiva del prodotto e vengano ignorate le parti invece più negative, quindi eventuali effetti secondari che non vengono comunicati in modo corretto. Poi c'è l'unità dirigenziale che previene la contraffazione, l'unità di ispezioni di farmacovigilanza che vengono condotte sulle aziende titolari delle AIC e l'unità di informazione indipendente sui farmaci, Farmacy Line. In ogni caso, tutta l'area 3 post-marketing ha come focus il controllo della sicurezza dei prodotti in realtà sul mercato. Le attività di quest'area e in particolare del mio ufficio contribuiscono alla verifica dei requisiti di qualità, efficacia e sicurezza, e questo si esercita anche tramite l'esecuzione dei cosiddetti rinnovi. I rinnovi dei medicinali vengono condotti dopo 5 anni dalla loro immissione sul mercato e comportano una rivalutazione completa della permanenza dei requisiti di qualità, efficacia e sicurezza che erano stati dichiarati al momento della prima registrazione. Inoltre, per la parte di farmacovigilanza vengono applicate a tutti i medicinali, indipendentemente dalla loro tipologia di registrazione, gli stessi obblighi, quindi facciamo le stesse cose esattamente per tutti. Noi valutiamo un rischio nell'uso dei medicinali e li paragoniamo questo rischio al beneficio che il medicinale può dare nel momento dell'assunzione. In pratica, per farvi un esempio, è evidente che se un prodotto viene utilizzato per una patologia molto grave, sarà anche possibile accettare una certa percentuale di rischio superiore rispetto a ciò che non viene invece accettato per un prodotto per una patologia più banale. Noi dobbiamo cercare le reazioni avverse ai farmaci e cercare come fare per prevenirle, quindi misure di minimizzazione del rischio. E i principali metodi che utilizziamo sono gli approcci descrittivo, analitico o utilizzazione di altri studi a disposizione. L'approccio descrittivo è quello che economicamente dà meno problemi perché si basa sulla segnalazione spontanea, quindi quella che viene effettuata spontaneamente, anche se eticamente ogni operatore sanitario sarebbe tenuto a farla. Dopo vi farò vedere invece il caso molto a macchia di leopardo in Italia su questo approccio. Ha delle pecche che poi vi dirò. L'approccio analitico è quello invece che dà dei risultati molto più precisi, ma che dal punto di vista pratico possono essere influenzati dagli endpoint che si vanno a cercare, perché è chiaro che in uno studio uno si dà un endpoint che mediamente è quello che interessa di più al promotore, allo sponsor, dopodiché non è detto che vengano indicati anche endpoint secondari che invece possono avere un rilievo a tutela della salute pubblica. E ulteriori metodologie sono appunto il basarsi su altre tipologie di approcci, che sono mediamente le meta-analisi, che sono le più utilizzate, o sistemi di prescrizione mirata di particolari tipi di medicinali. Quindi noi ci basiamo su segnalazioni spontanee nazionali, da studi osservazionali e da registri, che attualmente ci vedono leggermente in difficoltà per un cambio di fornitore di sistemi informatici, ma comunque stanno ritornando alla quasi normalità. Poi segnalazioni per medicinali che sono stati fino ad oggi sotto monitoraggio intensivo, quelle da letteratura e quelle da paesi extraeuropei. La segnalazione spontanea è una comunicazione pratica ed economica, ma mentre è efficace per reazioni avverse molto rare, che quindi in un sistema estremamente randomizzato possono essere riscontrate, non dà una vera misura di quello
che magari è un endpoint che noi possiamo prevedere valutando le fasi del pre-marketing. Noi dobbiamo a questo punto fare una diagnosi differenziale di quello che viene segnalato e possiamo verificare che ci possono essere sintomi clinici simili con farmaci diversi, ADR diverse prodotte dallo stesso farmaco in analoghi pazienti, fattori confondenti che possono modificare l'attività e o le reazioni avverse dei medicinali, fattori invece fisiologici come l'età o lo stato di gravidanza che possono anche alterare le risposte e è evidente che è molto difficile provare un nesso causale tra una reazione avversa notificata e l'uso del prodotto se si verifica in un solo paziente, perché è evidente che dal punto di vista statistico questo potrebbe essere dovuto a una miriade di fattori che non necessariamente sono tutti in nostro possesso. Fattori predisponenti alle reazioni avverse sono relativi al farmaco e o al paziente. Il farmaco è evidente che a seconda del tipo di posologia, della via di somministrazione, di un indice terapeutico più o meno ampio e del tipo di formula può dare delle reazioni avverse, mentre il paziente può avere una variabilità farmacocinetica e farmacodinamica dovuta sia a fattori genetici che a età, sesso, eventuale stato di gravidanza o allattamento, fattori patologici come problemi epatici o renali e anche fattori ambientali. Cosa capita a questo punto? Che noi che andiamo a cercare un segnale, un segnale dovuto dall'abbinamento della reazione avversa con la potenziale somministrazione del farmaco emerge solo se si evidenzia un rischio che prima non era noto o quando la frequenza o la gravità del rischio cambiano oppure quando si identifica un nuovo gruppo a rischio. Qui devo dire che a fronte del fatto che in ogni convegno viene sempre sottolineato che anche l'assenza di efficacia o la diversa o la necessità di modificare le dosi per ottenere l'effetto terapeutico costituiscono una reazione avversa da inserire nella rete, noi abbiamo una percentuale veramente minimale di segnalazioni in tal senso e attualmente addirittura in qualche caso abbiamo riscontrato dei cluster di segnalazioni che possono far riscontrare che il problema non sia sostanzialmente collegato al farmaco, ma a delle situazioni locali che inducono ad avere una forma di preconcetto nei confronti del medicinale stesso. Quindi diciamo che lo scopo della segnalazione spontanea sarebbe di avere un numero adeguato di segnalazioni e una qualità di segnalazioni tali da poter collegare quanto viene segnalato con l'effettivo rischio. Ma se noi non abbiamo il numero adeguato di segnalazioni per, in generale per i medicinali in genere, ma in particolare per i generici, per quanto ci riguarda, noi dobbiamo dare per scontato che non ci siano problemi di sicurezza evidenti sul mercato per l'uso di prodotti generici. Le attività si basano quindi su una sperimentazione clinica, su programmi di sorveglianza attiva, quindi dei progetti di farmacovigilanza veri e propri con endpoint primari e secondari, segnalazioni spontanee e ovviamente tutto viene messo in correlazione anche col reale impiego dei medicinali sul mercato, perché questo ci costituisce il denominatore delle nostre reazioni. Facciamo un'identificazione dell'eventuale rischio, una valutazione e per gestire il rischio noi proponiamo delle attività di minimizzazione del rischio con una evidente successiva comunicazione o al personale sanitario, gli operatori sanitari oppure in genere alla popolazione. Quindi da un dato grezzo si passa a una decisione, a un'azione. E gli interventi regolatori più frequenti sono le modifiche degli stampati, cui faceva cenno la professoressa Minghetti prima,
mentre i meno frequenti sono le restrizioni della prescrizione, quindi l'uso di ricette non ripetibili piuttosto che la somministrazione in ambiente protetto ospedaliero, oppure la sospensione o il ritiro dell'AIC. Ovviamente la sospensione è un provvedimento di tipo diciamo non definitivo, il ritiro dal mercato, quindi la revoca dell'AIC, è un provvedimento definitivo che comporta la necessità di riregistrazione del prodotto. Da qui vediamo che c'è uno stretto legame tra processo registrativo e controllo della sicurezza d'uso post-marketing, perché in realtà appunto è solo quando il prodotto va sul mercato che se ne conosce la reale portata di sicurezza e efficacia sull'uomo reale, non quello tenuto nella sperimentazione che viene ospitato all'interno di un ambiente dove mangia in un certo modo, dove fa certa attività fisica, eccetera. E questo comporta la necessità di una corresponsabilità di tutti gli attori connessi con la farmacovigilanza per gestire la situazione in modo corretto. Le basi normative ve le risparmio, le lascio solo come notizia. Questi sono tutti i soggetti coinvolti nella farmacovigilanza, dagli uffici centrali dell'AIFA, tutte le commissioni, l'istituto, i centri regionali, le regioni, le ASL, le aziende farmaceutiche e i responsabili locali di farmacovigilanza, ma molta enfasi viene data dalla nuova normativa su pazienti cittadini e organizzazioni dei pazienti, che vengono sistematicamente contattati per ogni tipo di problematica che si debba affrontare. Monitoraggio intensivo, ormai non si parla più di monitoraggio intensivo perché la nuova normativa prevede di notificare tutte le reazioni, sia quelle gravi che le non gravi, sia previste che non previste negli stampati. Questo perché, siccome è cambiata la definizione di reazione avversa, allargandola anche ad errori terapeutici, misuso, abuso e situazione di entrata in contatto con il medicinale per motivi professionali, è evidente che abbiamo bisogno di stabilire anche le frequenze con cui capitano questo tipo di diverse situazioni negative. In ogni caso, per attualmente verrà elencata al posto della lista del monitoraggio intensivo che riguardava i medicinali registrati da meno di 2 anni, il monitoraggio addizionale europeo che comporterà la verifica degli IPSUR a intervalli molto ravvicinati da parte delle autorità nazionali. A livello europeo, per evitare la duplicazione del lavoro, sono stati suddivisi per principi attivi tutti i tipi di lavori che devono essere fatti dalle varie autorità nazionali, ognuno ha la sua lista e quindi verranno effettuati questi controlli ravvicinati di PSUR e misure di minimizzazione del rischio, e verranno fatti su tutti i farmaci nuovi o quelli per cui ci sono nuove indicazioni, nuove vie di somministrazione e nuove associazioni di principi attivi. E qui ormai sono da segnalare tutte le reazioni avverse, sia gravi che non gravi, che inattese e attese, che da vaccino e da farmaci biologici. La rete nazionale è attiva dal 2001, questo è il flusso di compilazione della scheda, e qui vediamo che c'è un andamento delle segnalazioni molto in forte crescita, e noi ci aspettiamo quest'anno un ulteriore aumento della segnalazione proprio dovuta ai diversi casi, al fatto che comunque anche le non gravi e attese vadano notificate di reazioni. Devo dire che la fase del 2010, in cui abbiamo finalmente superato nella media il gold standard dell'OMS delle 300 segnalazioni per milione di abitanti, è dovuto un po' alla pandemia, quindi all'apporto dei vaccini che avevano spaventato terribilmente, ma poi anche a seguito di alcuni tipi di pressioni che sono stati fatti a tutti i livelli, c'è un incremento comunque ulteriore. Ecco, qui invece mi premeva far vedere che la distribuzione regionale del tasso di segnalazione è molto disomogeneo, e stavo notando che c'è una certa sovrapponibilità tra le regioni più
più attive nell'utilizzazione, per esempio, dei farmaci, dei medicinali generici, e quelle che segnalano di più. Ma questo non significa che ci siano più segnalazioni per i prodotti generici, quindi sostanzialmente vedete che la Lombardia è al primo posto, probabilmente perché è anche titolare di tantissimi progetti di farmacovigilanza attiva, ma ci sono anche altre regioni che comunque arrivano ad avere un gold standard raggiunto, mentre molte altre sono ancora latitanti. Questo che cosa significa? Che se voi pensate che solo lo 0,2% delle segnalazioni riguarda i medicinali generici, noi solamente in certe regioni possiamo avere dei numeri, perché sostanzialmente, se non nelle altre, praticamente scompare il dato, diventa irrilevante. Distribuzione per fonte, sempre per lo stesso motivo, il medico ospedaliero e dei pronti soccorsi è quello che segnala di più perché arrivano i casi gravi, mentre al secondo posto c'è il farmacista e poi al terzo il medico di medicina generale. Tra il personale sanitario, chi è al più basso posto è il pediatra di libera scelta, anche perché la gran parte dei medicinali che vengono utilizzati nel mondo dei pediatri è un uso off-label, sostanzialmente, perché quasi nessun prodotto è registrato con l'indicazione pediatrica. Quindi diciamo che ritengono probabilmente questa categoria di medici che la segnalazione sia un'autodenuncia del fatto che non si sanno calibrare bene le posologie nell'ambiente dell'off-label. Dalle nuove prospettive, lo scopo è di definire chi debba fare cosa. Nel mondo del farmaco in genere, sappiate che il valore della farmacovigilanza, potesse essere correttamente eseguita, farebbe prevenire una spesa di circa 80 miliardi di euro all'anno nell'ambito europeo, quindi l'equivalente di due manovre finanziarie nostre. Tutto sommato non è un valore così da poco, mentre finora è sempre stata vista come un'attività che comporta un passivo, quindi non una parte attiva. E diciamo che il sistema di farmacovigilanza deve essere comunque sempre soggetto a un'attività di verifica da parte di terzi, quindi non può essere autocertificato, e questo sistema di farmacovigilanza deve essere adottato non solo dallo Stato e dalle regioni, ma anche dalle aziende che vengono periodicamente visitate. Tra le attività che sono obbligatorie per tutti e per le quali esiste una deroga, c'è la periodica sottomissione degli IPSUR da parte delle aziende titolari di AC, che per tutti i prodotti registrati come generici viene non richiesta, siete stati esentati, a meno che non ci sia un obbligo dovuto al fatto che il prodotto ha dato dei problemi di sicurezza. Grazie per l'attenzione.